Siamo in conclusione della convention di MC e Locam con Vincenzo Giacomini, amministratore di MC. Vincenzo, una bella soddisfazione, siamo in un posto meraviglioso, il Museo del Treno. Perché hai scelto questa location? Infatti questa scelta è stata molto pensata perché volevamo ipotizzare un viaggio che venisse sia e abbiamo ipotizzato tutto legato il viaggio e i treni. Il viaggio che era fondamentale partire da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare, era fondamentale perché abbiamo un background molto importante e vogliamo riportarlo alla nostra platea, perché è vero che nasciamo oggi come una nuova azienda, ma in realtà portiamo un'expertise molto importante. E poi abbiamo utilizzato la metafora dei treni per dire un po' quello che vogliamo essere. È chiaro che tutta l'accelerazione, il boost, ce l'aspettiamo moltissimo dall'innovazione e dal cambio della mentalità di tutta ogni singola persona, che per noi è fondamentale e che permetterà ad ogni singolo individuo di togliere gli attriti per fare il salto sull'altissima velocità. Il primo elemento innovazione è la fusione di MCE con DNA Prestiti, che ormai si è conclusa e quindi è ufficiale. Cosa ci aspettiamo da questa fusione? Allora, quello che ci aspettiamo è sicuramente, lato mio, è quello che iniziamo a fare il lavoro che ho sempre fatto, quello di erogatore. In ogni caso, per quello che ci aspettiamo è il fatto che noi abbiamo messo un'azienda leggermente diversa, seguendo la logica nostra che affronteremo il mercato, seguendo dei grandi accordi con tutta la rete che sarà fortemente legata a noi, perché contribuiremo in maniera sensibile alla loro crescita con Lead Generation, con il marchio, con tanti e con tutto il supporto delle attività di grande accordo, nonché tutto correlato dalla Di generalizzazione. digitalizzazione, che sarà veramente importante e ci accompagnerà e accompagnerà tutti gli attori del nostro ecosistema. Allora, l'altro fil rouge della giornata è l'innovazione. Il treno è un simbolo di innovazione perché percorre da sempre le tappe fondamentali di sviluppo della tecnologia e continua a Certo. svilupparsi come ci ha fatto vedere oggi. Cosa di innovazione ci aspettiamo a brevissimo, anche di tecnologico intendiamo, quindi partnership, oggi è stato annunciato partnership con FinTech, OCS che ci ha detto che ci saranno degli sviluppi molto interessanti. Io vorrei riutilizzare la metafora che è stata utilizzata oggi all'interno della convention. La vera nostra innovazione completa sarà l'eliminazione di tutti i punti di attrito. Quindi l'obiettivo è che vogliamo facilitare tutte le interazioni e i punti di accesso al nostro mondo. Il messaggio grande che passa è che l'obiettivo nostro è quello di diventare un ecosistema dove tutte le amministrazioni possono parlare agevolmente con noi, in un'ottica completamente paperless. Stessa cosa per tutti i gestori di rischi, eventualmente le banche, per tutti i nostri partner. Questo è veramente il nostro passo per cui stiamo lavorando. Vogliamo costruire un ecosistema dove diciamo il must è quello di eliminare tutti gli attriti possibili. Oggi è stato presentato anche il nuovo marchio, Sì? quindi da oggi dovremmo cominciare a parlare di MC Finance. MCF. Sì, è vero, partirà in primis la ribrandizzazione di tutte le nostre filiali e tutti i nostri licenziatari, attualmente ne contiamo già 21, e poi inizieremo a fare anche una politica di lancio del prodotto, ma nel giusto modo, anche perché vogliamo in primo luogo che venga sviluppato tutti i valori che ci portiamo dietro, che sono i valori che abbiamo replicato anche all'interno della convention, che sono quelli di sostenibilità, ottica di digitalizzazione e grandi accordi. Quindi l'obiettivo è quello che questo marchio venga accompagnato da questi valori importanti, come ha detto anche e lo ribadirà anche dopo il nostro presidente, quella della sostenibilità per ogni singola persona. Bene, grazie Vincenzo, ti lascio un po' a Sì. relax perché è da Sì. stamattina che sei sul palco, quindi grazie ancora e a Grazie a voi, a presto. presto, buona Ciao ciao. giornata.